E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo video, molto probabilmente l'ultimo video dell'anno e oggi siamo ritornati, ma no scusatemi perché dovrei dirvelo così, ve lo dirò in modo diverso. Привет всем ребятам и добро пожаловать на новый клип The Enen Order с Валерием Саблиным. Questa è un'intro interessante. Fatto sta che, come esplicato 2 secondi fa, siamo ritornati nella TNO. E ho appena notato che qua c'è un treno verde e giallo, bellissimo, che sta andando nel nulla. Capitale Verkhnyndinsk, ed eravamo giustamente nel Foreign Eastern Soviet Republic. Eccolo qua, che in russo si dice... Дальневосточная Советская Республика. Ok, autoesplicativa. E... oggi cosa andremo a fare? Allora, abbiamo il focus tree, diamogli un'occhiata, possiamo solamente fare un nuovo ottobre russo, bla 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 contro i fascisti, bla bla bla, le nostre prossime mosse. Seconda scelta, cosa abbiamo qua da sbloccare? Create the state fishing fleet. Mi butta su la popolazione e la povertà subito. E possiamo convertire e vendere 10 convogli. Ah, quindi possiamo fare soldi in qualche modo. Perfetto. Anche perché abbiamo un PIL di solamente 2 miliardi. Queste regioni qua le devo conquistare, devo fare una decisione. Ah, eccola qui, la spedizione a Saka. E prendiamo il course, ok. Ok, l'abbiamo conquistata e credo colonizzata. E anche qui iniziamo la spedizione nella Saka e andremo comunque vada a esploitare qualche risorsa. Federazione della Siberia Centrale. Ah, ok, è proprio esplosa mentre la stavo presentando. Vediamo come si comporteranno qua. The Red Banner Pacific Fleet. Vi date le ricerche gratuite, va bene. Allora ci concentreremo anche sulla marina, forse per dargliele al Nippon. Intanto cosa abbiamo? La Gross Germanisches Reich con Speer, Reich Commissariat Ucraina. Sì ragazzi, lo so, c'ha un focus tree suo. Vedremo di farlo più avanti in futuro. Mentre qui a Likerguelen non c'è qui il dev della Red Flood, ma Charles de Gaulle. Ah beh, giustamente, siamo una regione gigantesca ma scarsamente popolata. Anche perché qua sopra c'è la tundra, qui ci sono i vulcani della cintura de Fuego. Siamo, diciamo, la parte sottosviluppata della Russia. Vabbè, ah giustamente questo ci sblocca tutto il resto del focus tree e ci porta, ci fa l'upgrade del Leninist Economy e Army a livello 3. Stiamo partendo e stiamo iniziando a capire un po' la situazione. Piccola cosa, Pride of the Buryats. Ah, beh, giustamente noi siamo partiti dove c'è la maggioranza buriazza. Infatti, la nostra capitale, ci sono i buriazzi. E adesso, Ulan-Ude, Birthplace of the Revolution. La nostra capitale ha cambiato nome. Interessante questa cosa. Oh, ci sono delle isole dell'Alaska che sono di proprietà giapponese. Allora un motivo in più per invaderli più avanti. Niente, signori. Un minuto di silenzio per il Siberian Workers Federation, che è stato annesso e crashato dalla Federazione Siberiana Centrale. Ci ricorderemo per sempre, bandiera dell'Oman. E perfetto, abbiamo fatto finalmente quel focus importante che ci upgrada le due cose della Lenin a livello 3. Ora abbiamo finalmente sbloccato il ramo economico, quello militare e diplomatico. E credo che nel ramo diplomatico mi andrò a legare agli Stati Uniti d'America. Quindi pensiamo all'economia. Anche perché, come notate qua sopra, siamo in debito del 114%. Mannaggia, stiamo rischiando di andare in default e siamo solamente nel 1965. Dannazione! E ufficialmente abbiamo finito tutti quanti i focus. Vediamo in quanti entreranno. Allora, l'economia è cresciuta veramente di poco, però stiamo per switchare dal credit rating del CC a CCC mediocre, che almeno mi abbassa un pochino l'interest rate. Ci vediamo
quando inizia la guerra, nel 69. E siamo arrivati finalmente al 1 gennaio 1969, possiamo prepararci alla guerra. Come vedete, il mio PIL si è leggermente alzato, infatti siamo a un PIL di 4 miliardi e 77 con un debito al 108%. Però ragazzi, mi ha salvato questo credit rating, perché guardate quanto surplus facciamo. Ho dovuto tenere tutto quanto al minimo, e mentre nell'internazionale comunista abbiamo portato dentro il Madagascar, il Tanganyika, il Mozambico, il Libano e Cuba. Quindi prepariamoci contro la Federazione Siberiana Centrale. È iniziata la guerra e stanno già pushando. Oh, fermi. Ok, loro mi pushano. Va bene, li faccio fare. Un pochino avanzano, ma piano piano. Loro a quanto stanno? 16 miliardi 55 e 54. Attenzione, forse posso sconfiggerli con il debito. Ok, continuate ad attaccarmi. Perfetto, tanto non ce la fanno. Mi sa che rimarremo qui per un bel po'. E mi sono accorto di una cosa, che il mio generale si chiama Boris Slatsky. Appena finita la guerra, tu avrai il rango di feldmaresciallo dell'esercito sovietico. Allora, è passato un anno, il fronte non si è mosso neanche di un centimetro. Ok, gli Urali si sono mossi in guerra contro i vlasovisti. Dai, piccola sacchettina. Ci sta, adesso però devo cercare di mantenerla. E chiudiamo questa prima sacca di giornata, anche bella corposa. Molto benissimo. Invece da altre parti continuiamo a reggere molto bene. Vediamo quanti danni abbiamo fatto. Madonna mia. Bene, e loro continuano a pushare, perché abbiamo preso Sibgrad. E guardate qui come si è alleggerito il fronte. Oh santo cielo, saremo contro Batov se vinciamo. Qui proviamo a sfondare. Vedo che c'hanno, non c'hanno quasi più manpower o materiale. Ok, magra consolazione. Intanto, se avete notato, io sto cercando di fare anche gli APC, semplicemente per farla come cosa nuova, mai vista, mai toccata, non so neanche come funzioni. Dai, io direi che lo terrei così, questo APC. Non so se va bene, non so se va male, e lo chiameremo Advanced APC, scritto così male, facendo così proprio esempio veloce. Cioè, diciamo che se avessi un template del genere, faccio molto male. Queste qua saranno le divisioni Ike Dolor. Va bene, dai, arriviamo a Kansk, vai, e a Krasnoyarsk. E arriviamo verso Kemerovo. Sono capitolati. Bene. Direi che è arrivato il momento di corare tutto quanto. E riunifichiamo la Siberia. La Repubblica Socialista Siberiana. Con un altro focus. Ok, va bene, dai. Continuiamo il sogno di un mondo migliore. E ho notato, mi devo preparare per la guerra di unificazione. Oddio, di già. È perché è già il 71, dannazione. Portiamo le nostre truppe qua al confine. Posso ancora convertire. Perfetto, Naval Rearmament mi è rimasto. Perfetto. E siamo pronti per la seconda guerra di giornata. E c'è tanto rosso. Scusatemi, aerei, riuscite a fare qualcosa gentilmente? A difendermi? Mi interessa solo fargli tanti danni sotto torre. Scusatemi, volevo dire tanti danni al fronte. Prendiamo Surgut. Surgut importantissima. Presa perché c'è un supply hub. Primo attacco lo abbiamo retto. Alla pari. Va bene. Hanno 85 divisioni. Noi ne abbiamo 36. Davide contro Golia, letteralmente. Loro iniziano a soffrire per l'attrito e anche per i bombardamenti. Ora, per dargli fastidio, vorrei provare a fare questo taglio qui e isolare Omsk. Oh mio Dio, la rivolta slava! Scusami, Pat Commission Frankreich. E anche lo Stato Dutch si è giustamente fatto annettere tutta quanta la parte delle Fiandre e Bruxelles. Oh, come vedete, anche qui non c'è il Belgio. Ok, signori, abbiamo ben 6 Ike Dolor. Vediamo come vanno contro queste due divisioni di motorizzate. Sì, molto lentamente, ma
le distruggiamo facilmente. Ok, abbiamo trovato il bug, abbiamo trovato la matrice. Aia, contro la fanteria. Guardate qui la fanteria. Quindi sì, piano piano dovremmo arrivare. E abbiamo conquistato anche questo altro aeroporto. Anche se facciamo il river crossing, piercing, sì, facciamo male, perdiamo qualche aereo. Ok, quindi andrei avanti con la mia idea della sacca. Molto bene, ufficialmente tutta questa è sacca. Loro cercano di attaccare ma non ce l'hanno fatta, stanno iniziando a soffrire l'attrito. Hanno per adesso perso 558.000 persone. Adesso vediamo quante ne perderanno dopo questa sacca. Perfetto, l'abbiamo chiusa. 100, quasi 200.000 persone. Prendiamoli la capitale, vai. Abbiamo ormai sfondato. Perfetto. E anche Batov è capitolato. Riunifichiamo la madre patria. Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Ce l'abbiamo fatta, con capitale giustamente a Ulan-Ude. Ma noi giustamente non abbiamo ancora completato il tutto. Perché? Voi vi chiederete, che problema ci sono? Allora, prima di tutto, l'Asia centrale, come al solito dobbiamo conquistarla. E secondo, stavolta vorrei entrare in guerra solamente contro i giapponesi, per riprendermi questi Soviet remnants. Almeno questi vorrei conquistarli. Bene, bene, bene. Allora vuol dire che nel prossimo episodio ci vediamo contro il Giappone. Quindi io termino qua il video di oggi, spero che vi siate divertiti. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene.